Decimbras a tutti ragazzi, qui Blur e oggi finalmente siamo qui per una serie che ha dell'incredibile, serie storica del canale FFM Freestyle Live, episodio numero 8, me l'avete chiesto in tantissimi. Come potete vedere dal titolo, ho preferito continuare a portare COD perché so che vi piace, invece di fare una sorta di vlog alla Blur, perché appunto l'argomento è una cosa che avrei voluto trattare da abbastanza. Cosa penso in generale di quello che è il mio personaggio Blur, che ha ovviamente a che vedere anche con le bestemmie, allo stesso tempo cosa penso io delle bestemmie e soprattutto cosa penso della gente che mi critica in modi abbastanza ambigui su questa cosa. Quindi tra dissing, YouTube verité e un po' tutto il resto, questo sarà un solito vlog all'incirca alla Blur, no? Però fatto in rima. Al volo dico a quelli che non hanno mai visto la serie che delle rime sono scritte, ma al massimo tre ad esempio, mentre in sé io faccio freestyle da sempre, sin dalle medie, e in più quando voi vedete il video non vedete la prima registrazione, ma vedete tipo la quarta o la quinta, quindi poi a me mi rimangono in testa magari qualche rima che chiudo. Detto questo, la solita sfida: se arriviamo a 30.000 mi piace, ci tengo perché questa serie è tanto importante per me, e allo stesso tempo ci tengo perché se ci arriviamo venerdì sul canale 2 contro 2 tra me, Zano e Johnny Crick e Ron, un 2 contro 2 che ha un sapore di passato proprio. Quindi mi raccomando, arriviamo a 30.000 likes, lasciatelo da cellulare e mi raccomando accertatevi che lo prende, perché YouTube sta riavendo tanti problemi soprattutto con le feed e i likes, e guardatelo fino alla fine che poi ci sta anche l'outro dello Zano come i vecchi tempi. Divertitevi. Ottavo episodio dell'FFA in freestyle. Questo fa capire quanto serie dove mi sputtano piacciano. L'argomento delle bestemmie, ragazzi, ho già detto tutto quello che dovevo dire nell'intro, quindi iniziamo perché sta per attaccare. Blurky, quello delle bestemmie, no, quello che è sul tubo da 6 anni, ma che ora conviene dipingere come il coglione di turno con frasi alieni fuori luogo, se dette da chi si veste bene quando non merita metà dei soldi con i quali si mantiene. Ma vabbè, dato di fatto, qui chi c'ha più numeri è mezzo matto, pensa di poter dire quel che vuole, ma io non ci casco, sono un cavallo, non sono pazzo, se voglio mi smuovo dalle tue critiche, ti faccio scacco matto. Parliamo dell'argomento senza distrarsi, che c'è chi dice che ci campo con le bestemmie senza informarsi, che sono 6 i video, che cazzo parli, che facevi 3 volte peggio di questo prima di sfondare con dei video senza tagli. Quindi senti a me, non voglio altro, solo che provi a capire che ti stai sbagliando quando dipingi questa figura come quel ragazzo che mette in mezzo solo Dio per il gusto di farlo. Ma questo mondo su YouTube è tutto sbagliato, ascoltiamo chi si sfoga tutto d'un fiato, non pretendiamo spiegazioni, è questo che rende sta agglomerato di gente così falsa un posto così avariato. Prima del quarto episodio di Outland, sai che cosa non hai notato? Che per 2 mesi su sto canale non ho bestemmiato, ma lo capisco anche se fa disgusto il fatto che faccia più scena a notare lo sbagliato da ciò che è giusto. È questo che fate voi che parlate senza azionare quel cervello di cui tanto vi vantate, che quando aprite bocca quello che sento è solo tanto chiasso senza un fondamento. Ma Blur, smettila dai, sei quello delle compilation, delle bestemmie, tu lo sai. Sì, hai ragione, son proprio io quello che ha un rapporto un po' del cazzo con quel bastardo di Dio. Non sono quello né dei trick, né dei soar, né dei video editati, né dei 1000 tagli, né tantomeno quello che porta giochi superati. Non sono quello che ha fatto 2 collaborazioni per puzza, no, quello che dice le cose come le pensa, no, sono quello che bestemmia. Ma tu pensa, se faccio così schifo io, la cosa mi tenta, voglio chiederti quanto sei idiota tu, che come ricompensa dal tuo sparlare alle spalle ci ottieni solo merda. Finisce qui mo il primo, mi sembra. Mo ci abbiamo un altro beat, come sempre li cambio. Emotional, stiamo andando bene comunque. Ma in un mondo in cui la parola non conta niente, è normale annuire ad un altro sapendo che mente, è normale sperare nella caduta della gente solo perché fa scomodo in questa realtà apparente. Non è normale generalizzare tanto da poter criticare con frecciatine così poco reali che fanno schiattare. E non intendo ridere, per carità, intendo che ogni volta che apri la bocca mi vorrai sparare. Ma vi sentite quando parlate, sembrate un video sfogo con musica di sottofondo cristiano, lacrime, copia incollate in parole povere, cosa sembrate? Video di merda falsi ed incoerenti come le vostre chiacchierate, senza i king delle bestemmie tu non sai nessuno, la fanbase che hai è una presa per il culo, se non mandi a fanculo Dio, ma chi ti guarda? È per questo che tutti i miei video di likes ne fanno 30k, pensa te, pure quelli dove parlo e basta, mentre tu resta in silenzio che proprio non guasta, invece che parlarmi dietro a voce bassa, resta nel tuo mondo d'ignoranza tanta.
ma esprimersi per sentito dire. La nuova moda dopo Pokémon Go, Clash Royale è la nuova droga. Ci troveremo in open video di gente nuova che per sfondare dice cazzate ogni quarto d'ora. Ma per un popolo mediocre ci vuole gente falsa, così che ci si alimenti tutti insieme nella stessa farsa. E se qualcuno caccia una bestemmia una volta tanto e tu lo dipingi come il tipo che bestemmia soltanto, non sono io quello che sta sbagliando, è la tua mente troppo stupida che si sta chiudendo. Io sono ateo e forse manco di rispetto a chi la religione la usa solo se costretto, perché se c'è un Dio, e sì lo ammetto, il vostro modo d'essere religiosi gli fa più male di chi non crede in questo concetto. Ma tanto vale chinare la testa e non continuare questa pseudo protesta, perché fa ragionare la gente che ti detesta. È come chiederti vedere video decenti in tendenza. E quindi regà, dai seriamente, quando faccio free... No, era un fire, cazzo, no. Era un jumbie twist. Ah, è finito il beat comunque. Buono così. Era un jumbie twist abbastanza caruccio, anche perché non si vede chi colpisco. Cioè, colpisco quello dietro le scale, però era bello. Peccato perché mi sentivo di poter continuare. Però abbiamo la build, abbiamo il gameplay, ci abbiamo un po' tutto. Ragazzi, io spero che abbiate capito un po' il mio punto di vista. Ovviamente è più difficile farlo cantando che facendo un vlog. Però, come ho detto anche nell'intro, mi faceva molto più piacere riportare COD e continuare a portare COD che fare un altro vlog dove parlavo. Io vi rinnovo la sfida di 30.000 mi piace. Se volete e Johnny Crick sul canale venerdì per un 2v2 della Madonna, per restare in tema. Quindi da subito un bel like e soprattutto non levate il video, perché ora c'è l'outro di Zano. Altro diciamo sempre presente, stallone al mic, voi muti sempre, parli di Dio, parli di niente, noi belli freschi, tu sei bollente fra... Gesù Cristo no, non ci credo no, l'ho mai visto no, se censuri fra, non sei meglio sa, guardo l'aldilà, bella Satana, Altro di Blur, tanto lo so, ne vuoi sempre di più. Siamo sempre qua, pronti a dipingere la verità. Stalloni mixtape, frate vai track, arriverà Lord Frittizzano, back on the track. Chiudo il video, tic tac.